Ciao a tutti amici, benvenuti nel Covo delle Meraviglie. Oggi un video novità. Sono passato dalla fumetteria di fiducia del paese e praticamente ho preso il numero nuovo della storia del West, il numero 38 dal titolo La notte dei vigilanti con questa bellissima, stupenda copertina di Gino D'Antonio. Grande epopea della storia del West, grande epopea, grande edizione in collaborazione con la IF e la Sergio Bonelli. L'unico neo è questo prezzo che non è poco, sono 6,90 euro per un albo a colori di circa 96 pagine, 98 pagine, insomma, non è poco, però dai, esce una volta al mese, non è settimanale. Un piccolo sacrificio per la storia del West lo possiamo fare. Guardate questi occhi in questa copertina straordinaria. E se non lo hai fatto, iscriviti al canale, perché di video interessanti ne arriveranno. Allora iscriviti al canale perché più siamo e più ci divertiamo. Bene, guarda, l'ho acquistato adesso e praticamente lo sto spaginando per la prima volta con voi La notte dei vigilanti. Allora andiamo ai crediti. Gino D'Antonio, soggetto e sceneggiatura. I disegni mitici di Sergio Tarquinio, colori bellissimo di Flavio e Francesco Chiumento. Copertina, come gli ho detto, di D'Antonio. Di che cosa parla questo numero? L'episodio di questo albo ci riporta ad avvenimenti storici cupi e drammatici. La guerra di secessione aveva lasciato dietro di sé strascichi che avrebbero condizionato per anni lo sviluppo del paese appena riunificato. Si erano aperte ferite che sarebbero state certo chiuse, ma in tempi lunghissimi. Una di queste ferite era il banditismo che nei territori di frontiera dilagava cupo e feroce e piantava forti radici. Ok? Non vi leggo il resto perché è giusto gustare. Per chi ancora non ha letto questo albo, questa prefazione di Gino D'Antonio, uscita anni fa, del 2003, e andiamo a vedere la prima tavola. Guardate che bellissimi colori, La notte dei vigilanti, e che bellissimi disegni, ma soprattutto il colore. Hanno fatto un'edizione straordinaria, strepitosa vignetta. Non so chi sono, vabbè, dopo si leggerà. Altre tavole. La notte dei vigilanti. Questa fantastica epopea di questa famiglia di Adams e i McDonald's, che veramente ci portano in questi circa 100 anni dell'Ottocento, appunto, nella storia del West, degli eventi più importanti. E questa famiglia si trova appunto a incrociare questi eventi, ovviamente qualche volta con qualche forzatura di sceneggiatura, altre volte invece in maniera più lineare e sicuramente credibile. Comunque, diciamo, nessuno di noi pensa, ah, visto, hanno forzato, perché la storia scorre alla grande e poi siamo affascinati veramente da questi protagonisti, i veri protagonisti del West, a parte la famiglia McDonald's, che ovviamente è una famiglia inventata, quella, però il McDonald's è un cognome comunissimo in America e poteva sicuramente, forse, esserci una famiglia McDonald che incrociava gli eventi della storia del West. Guardate, bellissima questa tavola con questi banditi, con il treno. Il banditismo. Qui vediamo Bill Adams con Pinkerton, dell'agenzia Pinkerton.
Vediamo un attimino. Esempio, i grandi banditi dell'epoca come Bloody Bill Anderson o William Quantrill, che sicuramente appariranno in questa storia, sicuramente. Comunque, non avendola letta, non so dirvi. Comunque, gustiamoci ancora queste fantastiche tavole. Il famoso assalto al treno che non deve mai mancare in western. Il classico assalto al treno, guardate. I banditi coperti dal fazzoletto, la sparatoria, i morti. Il mondo del West, la sua ferocità. Guardate, bellissima questa tavola e questa vignetta. Che spettacolo veramente. Il prossimo numero in edicola il 4 giugno, il numero 39 è Le città silenti. Ben McDonald's, Mac lo scozzese, Harp, il predicatore con la Colt e Contessa, la sirena del Paradise. Quattro vite che si incrociano a Tonopah, la città dell'oro, sorta sulla terra sacra degli Apache e condannata a finire tra le città silenti, con alta, strepitosa copertina di Gino D'Antonio. Il 4 giugno, numero 39. Che vi devo dire? È imperdibile, cioè, dobbiamo averla questa storia del West, cioè, in questa edizione a colori, in grande formato, bellissima, veramente bella, bella, bella. È imprescindibile per tutti gli amanti dei fumetti, imprescindibile. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, se non vi siete iscritti, come vi ho detto, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video con tante, tante novità. In edicola, numero 38. La notte dei vigilanti. Storia del West. Tutta a colori. Alla prossima! Ciao da Massimo!